Vale dire, l'Uraghi era un signore, ecco, che va detto che non faceva compromessi. Io cercherei di far meglio capire questa espressione, perché se no sembrerebbe che ci sia un signore che dice: ah, non siete d'accordo con me, io rifiuto tutto, eccetera, che è un atteggiamento assolutamente irreale. Diciamo che l'Uraghi faceva anche dei compromessi, ma che erano compromessi intelligenti in grado di salvaguardare la realtà, in questo caso imprenditoriale, in cui credeva. Quando Pozzi dice che l'Uraghi era anche abbastanza accomodato, perché lui stava cercando delle soluzioni che impedissero la tragedia di Avellino, ma che comunque salvaguardassero l'Alfa Romeo. Tanto per dircela chiaramente, tra di noi signori, non si va ai gradi massimi dell'industria di Stato senza essere capaci ovviamente di avere degli atteggiamenti dialettici, fare anche in certi momenti dei compromessi, ripeto, intelligenti, che soprattutto non intaccavano quelle che erano le sue visioni. Secondo capitolo, io non credo che, anche se l'Uraghi avesse in teoria ceduto, adesso apro una parentesi per dire, in realtà l'Uraghi non aveva neanche bisogno di cedere, perché Petrilli, lo documenta bene Daniele sul libro, Petrilli gli aveva praticamente suggerito: senti, tu accetta e poi dopo manderemo, come si dice in cavalleria, l'impianto, eccetera. Però lì scattava l'onestà intellettuale di Luraghe, che diceva: no, io non posso prendere un impegno e poi il giorno dopo dimenticarlo. Io sono convinto comunque che, al di là del poteva accettare, poteva non accettare, non sarebbe cambiato nulla, perché ormai la situazione era enormemente degenerata. L'IRI non era più l'IRI dei tempi d'oro, l'IRI era ormai semplicemente una specie di protesi al servizio dei partiti politici. L'unica cosa che interessava erano le posizioni di potere che si potevano trovare nominando i vertici, eccetera, i bacini elettorali che si potevano alimentare aumentando a dismisura il numero dei dipendenti. Ricordo solo che il solo cardinale di Napoli, quando viene lanciata l'Alfa Sud, riceve qualcosa come 40.000 domande di raccomandazione per l'assunzione all'Alfa Sud. Naturalmente lascio immaginare che Gava e compagnia cantante, parlo dei leader della Democrazia Cristiana Napoletana, erano perfettamente d'accordo di prendere questi 40.000, se era possibile altri 40.000 e via all'infinito. Quindi l'IRI ormai era lanciata come un treno verso la sua fine. Infatti alcuni dicono che il crollo dell'Alfa Romeo, la drammatica, è praticamente quella che fa precipitare non solo l'Alfa Romeo, ma tutta l'IRI. Dall'altra parte c'era l'assoluta incapacità sia dei partiti politici sia del sindacato di capire che cosa stava succedendo. Praticamente eravamo arrivati all'ingovernabilità assoluta, ma non solo, perché adesso stiamo parlando di Alfa Romeo, ma anche la Fiat era bloccata, anche tantissimi altri impianti, eccetera. C'era, va detto con chiarezza, probabilmente il prevalere di una concezione proprietaria da parte delle forze politiche, da parte del sindacato e da parte di i dipendenti inquadrati in qualsiasi maniera come Bubba, Cab, quello che volete voi, che tanto quella è roba nostra e quindi ne possiamo fare quello che vogliamo. Il tutto sommato alla famosa tragica, famigerata battuta dei salari come variabile indipendente da qualsiasi cosa, credo che la ricorderete, è una battuta leggendaria: chi se ne frega dei risultati economici, i salari devono viaggiare in conto proprio. Quindi tutto questo per dirvi che il clima generale di questo paese avrebbe comunque portato a quello che è successo, vale a dire alla fine dell'Alfa Romeo. Poi l'Uraghi ha tentato di salvare, ha cercato di lasciare, pensando anche di essere, come dire, il personaggio controverso, di lasciare pista libera. Poi abbiamo assistito alle penose successive nomine e quant'altro, che poi avevano la finalità di distruggere un gruppo dirigente, perché va detto che il gruppo dirigente dell'Alfa Romeo è stato distrutto scientificamente, in modo da togliere tutte le isole di resistenza che potessero essere, e trasformare tutti in yes men. Ma da quando mondo è mondo, trasformare tutto in yes men ha un piccolo inconveniente: che gli
Vietmen vanno da una parte e la realtà se ne va dall'altra, e l'Alfa Romeo è andata a Marocco. Se non ci sono altre domande, concluderei la presentazione, mentre se ci sono altri che vogliono intervenire. Volevo fare una considerazione veloce e breve, soltanto perché si stacca un po' dal prodotto in sé, a fare una considerazione su ieri, su tutto quello che è stato detto, che comunque forse quando è stata venduta l'Alfa Romeo come altre società del mondo, forse è stato sbagliato il target dell'acquirente, perché se ricordiamo il credito italiano, che oggi è diventato un credito, una delle banche più grosse del mondo, ha saputo valorizzare la sua specificità, cosa invece che per l'Alfa Romeo non è avvenuta con la Fiat. Quindi quello che non capisco da profano è come non sia stato possibile o trovare comunque un investitore diverso da Fiat, che comunque, come avete detto prima, puntava a un target di cliente e a una tipologia di prodotto completamente diversa da Alfa Romeo, e non ha saputo e voluto valorizzare la differenza, la complementarietà di prodotto dell'Alfa Romeo, ma al contrario con i prodotti dei primi anni 90 ha tentato di armonizzare facendo prodotti che si diversificavano poco tra loro, come la piattaforma da Bravo Gara, 145 e quant'altro. Quindi era solo una considerazione indicativa che forse l'Alfa Romeo poteva essere in sede di cessione da parte dei dealer a un soggetto che credeva in quella tipologia di business e capiva quel tipo di prodotto che era unico e che è stato tentato di emulare da parte di Volkswagen con Seat, ma è stata la dimostrazione che senza la forza di marchio e la storicità dietro non si riesce ad avere quel tipo di prodotto. Volevo solo fare questa domanda. Dunque, una breve risposta a questo intervento. Anche qui l'importanza della contestualizzazione storica, cioè vedendolo adesso, sì, perfettamente d'accordo. Il problema è allora che alternative c'erano? Esistevano delle alternative? Il problema è anche dal punto di vista culturale. L'IRI dell'epoca, l'economia dell'epoca, probabilmente non erano in grado di guardare oltre a quella che era la soluzione che sembrava più ovvia, oltre al peso che ha sempre avuto Fiat sulla politica economica italiana. Quello che c'è da chiedersi era, c'era in Italia qualcuno che nei posti di decisione aveva la possibilità di vedere qualche alternativa? Sono gli anni anche dell'ascesa di De Benedetti, c'è cioè l'idea della conglomerata pigliatutto, dove facendo queste costruzioni finanziarie più o meno con la benedizione di Cuccia di Mediobanca si possa fare tutto. Quindi ci sono una serie di variabili che bisogna considerare, non per giustificare, per dire che era una scelta sensata, però per capire perché era fatta. Quindi attenzione, contestualizziamo anche questi eventi. D'accordissimo sul fatto che Alfa Romeo è finita in un gruppo incapace di comprendere quello che era l'anima dell'Alfa Romeo. E su questo vorrei ricollegarmi brevemente anche all'intervento dell'ingegnere Raelli sull'importanza delle testimonianze. Il libro è fatto anche da testimonianze. Sono andato a intervistare Baldini, Moro, Chirico. La cosa però importante è che c'era, ho potuto usare un tesoro nascosto di interviste che erano state registrate negli anni 80 dal professor Lucio Bigazzi, quindi interviste a Garcia, a Quaroni, Rusca, conservate dall'associazione, della fondazione Lucio Bigazzi e mai utilizzate in un volume sulla storia dell'Alfa Romeo appunto per la morte di Bigazzi. Il mio libro non è una storia dell'Alfa Romeo, è una storia di Draghi. La storia dell'Alfa Romeo va scritta. La storia dell'Alfa Romeo va scritta, le testimonianze orali sarebbero importantissime.
purtroppo è costoso fare un progetto di storia orale e comunque bisogna camminare sempre sulle gambe. Da una parte le testimonianze che sono fondamentali, dall'altra le testimonianze vanno sempre messe in dialogo con i documenti. I documenti scritti non dicono tutto, molte cose non ci sono, ma le testimonianze orali devono camminare sempre a fianco di una ricerca sui documenti scritti. Ed è per questo che è fondamentale portare avanti la battaglia per la salvaguardia del museo, il Ferromeo, ma anche del centro documentazione dell'area di Arese, che sono elementi che erano stati concepiti da Nuraghi come elementi di un tutt'uno, per tenere viva quella che era l'anima del Ferromeo e tramandarla alle successive generazioni. Io ringrazio tutti per questa bellissima giornata. Dal mio punto di vista personale mi impegno di portare questa esigenza di salvaguardia sia del museo che del centro di documentazione ai vertici delle associazioni degli archivisti, dei documentaristi e dei bibliotecari italiani, che si ritrovano una volta al mese a portare avanti istanze verso il Ministero prima di tutto, ma anche verso l'industria, verso tutte le istituzioni e le organizzazioni, perché ricordarsi della memoria è fondamentale. Un paese che non ha memoria è un paese che non ha futuro. Noi dobbiamo anche essere capaci di usare la memoria per progettare il futuro, se no ripeteremmo tutti questi errori tutte le volte e sempre partendo da qua. Ringrazio ancora tutti e arrivederci.